Buongiorno, benvenuti o bentornate in questo nuovo vlog. Stamattina morta, non ho più l'età per fare certi orari. Sono le 9:16, quindi sto migliorando perché ieri sera ho fatto tardissimo, erano le 2:40 quando sono tornata a casa. Io odio uscire il venerdì sera perché ho la stanchezza della settimana appena passata. In più ieri avevo la psicologa, quindi ho fatto le corse per andare dalla psicologa, tornare e prepararmi. Avevo zero, veramente zero voglia di andare, ma in realtà abbiamo passato una serata bellissima, ci siamo divertiti tantissimo, veramente, e sono contenta di esserci andata. Cosa abbiamo fatto? Vi devo sempre sponsorizzare questa cosa, è utile, efficace, voglio che veramente lo utilizzano tutti. Ieri sera abbiamo organizzato un tablo con alcuni miei amici e ovviamente organizzando questo tablo, creando l'evento sull'app, si sono aggiunte altre persone. Alla fine eravamo tipo 15 persone, 16 persone, eravamo veramente veramente tanti. Sono contenta perché sono riuscita a fare amicizia con altre persone. Ovviamente, come ogni mio weekend che si rispetti in questi ultimi vlog, non ho programmi, mi organizzo all'ultimo, quindi ho delle cosine da fare perché queste settimane mi sono riposata e non ho fatto niente. Ho la mia lista infinita di cose, però per quanto riguarda uscite eccetera non ho programmi. Adesso faccio la mia bella colazione, pian pianino mi sveglio perché io in realtà sto parlando con voi ma sto ancora dormendo nel letto. Mi sento più rimbambita quando faccio tardi come ieri sera e mi sveglio tardi come stamattina, quindi dormo tanto, piuttosto che quando faccio tardi ma mi sveglio al mio solito orario, tipo le 7. Penso che stamattina ci metterò un bel po' per carburare. Prima cosa, skincare. Come vi accennavo, oggi non ho particolari programmi, ovvero non ho appuntamenti, uscite per adesso, ma tanto so che come ogni weekend sono libera e poi mi ritrovo 400.000 persone che vedo. Ovviamente è anche una cosa positiva, perché se prima ero del parere del dobbiamo organizzarci una settimana prima se vogliamo vederci quel giorno, adesso sono un tipo di persona che si organizza all'ultimo, perché ultimamente nei mesi passati mi è capitato di soffrire di ansia quando mi trovavo a fare delle cose che quel giorno non mi andava di fare ma che avevo programmato ormai da settimane. Dato che ultimamente mi sto vivendo giorno per giorno tutto quello che mi capita, e giorno per giorno decido se voglio uscire e con chi uscire. Quindi non mi programmo troppo le cose e mi va bene così, perché almeno faccio solo le cose che mi va di fare quel giorno e vedo solo le persone che mi va di vedere quel giorno. È per esempio il mio amico Emanuele che odia questa cosa perché lui deve sapere una settimana prima cosa facciamo, dove andiamo, dove ci vediamo. Infatti discutiamo sempre perché ogni volta gli faccio sapere tipo un'ora prima dove voglio andare e cosa voglio fare. Oggi però una cosa che so, devo fare delle commissioni per casa, delle cose che non ho fatto queste settimane. Devo prenotare una casa per andare a Teramo, ma non voglio prenotarla a Teramo perché a giugno c'è il compleanno di Sara e stavamo parlando proprio la scorsa volta che lo vogliamo festeggiare per questa mia mini vacanzetta, perché mi sono presa anche 2 giorni di ferie, il periodo in cui vorrei andare. È veramente meravigliosa l'amicizia che è nata tra me e Sara, grazie poi a YouTube, perché lei era una ragazza che mi seguiva su YouTube. Io gli voglio troppo bene e noi lo diciamo sempre, cioè se abitassimo vicine saremmo grandi, grandi amiche. Io la penso tutti i giorni e quindi vabbè, oggi nel mentre che non ho programmi per uscire, mi sbrigo tutte queste faccende di casa. Devo assolutamente vendere un sacco di roba su Vinted, è la priorità, perché nelle prossime settimane farò il cambio stagione e sicuramente ne dovrò mettere tante altre in vendita. Vi lascio il mio nome Vinted qui sopra. Considerate che sono quasi tutti vestiti nuovi, però adesso mi è presa un attimo la cosa del devo togliere più roba possibile perché tanto non la metto ed è inutile che sta nel cassetto. Mi sono anche resa conto che ho un sacco di trucchi e roba skincare, anche magari più cose aperte, e ho deciso di utilizzare solo una cosa fin quando non mi finisce. Ho un detergente viso per ogni occasione e non va bene, finisco uno e inizio l'altro. Questo è per il giorno, questo è per la sera e questo è quando mi trucco. Mi sono resa conto che veramente negli anni ho accumulato troppa roba e ho tante cose aperte
che utilizzo poco. Quindi iniziamo la giornata, inizio un po' a sistemare la camera. Tra l'altro in questo weekend, adesso non so se lo vedrete in questo video o nel prossimo, dobbiamo provare insieme anche un pacco Shane che mi è arrivato settimane fa di vestiti. Ne ho presi tantissimi vestiti e magliette. I vestiti già li ho provati, devo fare quasi tutto il resto, spero che le magliette c'è almeno qualcuna che mi piace. Lì sono i miei vestiti estivi che devo mettere nell'armadio, ma devo ancora fare il cambio stagione. Ho tanti vestiti anche qui da rivedere un attimo e mettere in vendita su Vinted. Ok, qui ho cacciato tutti i vestiti che voglio mettere per adesso in vendita su Vinted. Poi ce ne saranno tanti altri, ma intanto inizio a caricare questi. Ci sono anche costumi ancora con il cartellino. La cosa che voglio fare adesso è andare a montare il video. Poi mi dedico al caricamento di questi vestiti. 10:26. Mi sono messa un po' a lavoricchiare al computer, ma ho un mal di testa. Non so se avete presente quella sensazione di mal di testa quando o vi si scombussano gli orari, come in questo caso, che mi sono addormentata tanto tardi e mi sono svegliata tanto tardi, cosa che non faccio mai. O quando avete quel mal di testa da stanchezza, che sapete che è un mal di testa da stanchezza. Inizio a lavorare al computer per voi perché mi sono messa al montaggio di un video. Voglio mettermi a prenotare o comunque iniziare a vedere qualcosina per il mio mini viaggio che devo fare il compleanno di Sara. Quest'anno non so proprio dove andare in ferie. Come ogni anno aspetto sempre l'ultimo per prenotare, perché non avendo viaggi in programma, persone con cui andare, alla fine mi ritrovo sempre l'ultimo momento a decidere dove andare in vacanza. Non so se quest'anno ci sarà la mia vacanza estiva, vi dico la verità, perché non ne ho molta voglia, non ho mete e appunto non ho nessuno con cui andare, non mi va di andarci da sola. Avevo intenzione di non prenotare a Teramo, ma buttarmi su qualcosa tipo Giulianova. Però vi giuro, non vedo l'ora di passare tempo con Sara, perché la scorsa volta ci siamo troppo divertite. Ricerca di hotel, B&B, case, fallito, perché ancora più confusione di prima. I prezzi sono indecenti veramente, quindi mi prendo un attimo di tempo per capire. Voglio andare con la macchina, se voglio alloggiare a Teramo o Giulianova, se voglio andare col Flixbus, cosa vorrò fare in quei giorni. Quindi metto un attimo a sistemare qui la scrivania e inizio a fare le mie foto per Vinted. È sera e non penso che oggi faccio qualcosa di particolare, ma ne voglio approfittare di questo vlog tranquillo per fare quattro chiacchiere con voi. Voglio parlare con voi adesso di Wikivlog. Cosa sono i Wikivlog? Lo ripeto ogni anno quando arriva maggio. I Wikivlog sono dei video che io faccio uscire ogni estate, da maggio fino ad agosto-settembre, sul mio canale due volte a settimana. Sono dei video che a me piacciono tanto, sia girarli che montarli che farli uscire, perché sono gli unici video, vi posso dire, vi vedo tanto tanto coinvolte. Anche nei vlog vi vedo coinvolte, ma nei Wikivlog ancora di più. Non girando i Wikivlog ho anche un aumento delle visualizzazioni, dei mi piace, dei commenti, e sono veramente felice di questo. I Wikivlog sono dei video girati tutti i giorni, racchiusi in un unico video che poi vi metto due volte a settimana, perché solitamente spezzo sempre la settimana. Quest'anno, come ogni anno quando arriva maggio, quindi quando arriva l'inizio effettivo dei Wikivlog, mi domando se voglio farli. Sono stata e sono tuttora molto combattuta per due motivi, che poi sono i motivi che ogni anno mi fermano sempre un po', ma poi che in realtà sorpasso sempre. Il primo motivo sono gli argomenti da trattare, perché è vero che io ho una vita piena, però è altrettanto vero che io purtroppo non posso mostrarvi tutto, purtroppo non posso portarvi sempre con me e purtroppo non posso sbattere la telecamera in faccia a chiunque. Ho paura che portandovi nella mia vita tutti i giorni per 3 mesi non ho niente da dire, niente da raccontare, anche se questa devo dire che è un po' una paura superficiale, perché poi ogni anno trovo sempre qualcosa da dire. Il secondo motivo è che ho paura che, proprio perché ho questa mia vita piena, io non riesca a trovare il tempo per gestire 2 video a settimana così impegnativi, perché sono video molto lunghi, sia da montare che poi anche da vedere, perché un mio Wikivlog, come sapete, va dai 20 anche a
ai 40 minuti, anzi adesso pian pianino mi sto contenendo, se avete visto anche sul canale escono video abbastanza corti rispetto all'inizio, rispetto comunque a quelli che facevo prima. La vera domanda è, indipendentemente dalla scelta che farò, voi questi wiki vlog li volete vedere quest'anno? Quindi fatemi sapere queste cose, se vi piacerebbe vedere wiki vlog, se vi interessano, se non ce la fate a stargli dietro, se preferite vlog normali come sto facendo uscire quest'ultimo periodo. E tra parentesi, mi sono organizzata benissimo perché da quando sto girando i miei vlog ogni weekend, o comunque quasi ogni weekend, state vedendo un video a settimana, tutte le settimane da gennaio, cioè non sono mai stata così organizzata. Detto ciò, io penso che per questo vlog ho parlato abbastanza. Comunque ci vediamo nel prossimo vlog ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto cliccate mi piace e condividere con le vostre amiche e amici, iscrivetevi al canale, fatemi sapere qui sotto con un commentino se vi è piaciuto. Vi saluto, vi mando un grande bacio e ci vediamo al prossimo vlog, ciao ragazze!